giunge! Guardate un po' la trattinita di Babbo Natale con un regalo campione. Beh, tutto a posto, tutto fila e scorre liscio, quindi non resta solo che scambiarci questo bel saluto e vedere un po' se e come egli ci lascerà da può essere passato tra di noi. Ciao Babbo, buon lavoro! Mancano ancora un po' di giorni alla notte fatica. Perché ti è fermato? Ah, per salutarti meglio. Ai ai ai, signori, come temevo. C'è sempre in agguato qualcosa o qualcuno. Ma chi è? Chi sono? Cos'è questa folle vettura che si accosta allo scritto di Babbo Natale? Io lo riconosco, quello è il più verde, cattivo, colletto di tutti i tempi. È l'elfo, il Grinch, maledetto, che odia tutto e tutti, specialmente il Natale. Ma non è solo, c'è qualcuno con lui alla guida di quel perverso.
misteriosa forza dell'incredibile Hulk. Non è rosso di vergogna, non è un rosso fuoco, è un rosso di Natale. L'incredibile Hulk di Natale è venuto a portare e a fare la differenza. Ma non lo fermi così. E adesso è giunta l'ora della Nemesi. Potrà porre fine a questa avventura con una soluzione alla sua altezza. Egli ha il dono dell'intuizione e il dono tra le mani. Un grosso dono per l'incredibile Hulk, il quale ritorna bambino e si rabbonisce e ritrova così quell'umanità che rosso Natale celebrerà con il suo ritorno al consorzio civile. Prigionieri ben compresi il Grinch e il Babbo Natale di nero vestito, che rappresenta ancora un mistero. Perché l'hai fatto? Oh oh oh, gli chiede Babbo Natale vero, che se l'è fatto portare accanto. Dimmi, figliuolo, perché l'hai fatto? Non te lo voglio dire, dimmelo, non te lo voglio... E va bene, te lo dico, perché me lo tengo dentro da troppo tempo. Allora devi sapere, Babbo Natale, vero, che io, tanto tempo fa, sono nato, il giorno di Natale, è quello il mio compleanno. E da allora ho sempre ricevuto un solo regalo, mai i due che mi sarebbero aspettati almeno. E così ho masticato amaro giorno dopo giorno, da allora e sempre. Non sapevo come fare per risolvere questa mia angustia interiore, ma ho incontrato un amico verde, un Grinch, e lui mi ha detto: facciamo coppia, alleiamoci e roviniamo il Natale a tutti, a Babbo Natale per primo. E così abbiamo fatto. Sei contento della spiegazione? Sì e no. Io credo che tu debba essere redento, pertanto io, che sono generoso, ti invito a pranzo nella mia sala da pranzo, bellissima tra l'altro, che troveremo nelle sale del castello. Là io ti parlerò, magari qualche regaluccio pure ti farò e ti redimerò. Oh, per quanto riguarda il Grinch, quello è cattivo, e cattivo lo sarà per sempre, portatelo nelle segrete e lasciatelo lì. Tanto quello non muore mai, come l'erba cattiva, appunto. Ora, signore e signori, è il momento di lasciarvi. Grazie dell'accoglienza, ma prima di prendere posto nelle sale del maniero, voglio passare un po' di tempo con voi. E allora, omini rossi, elfi di Natale, aprite le transenne perché questo fantastico pubblico possa venire a condividere un po' di tempo e un po' di spazio con me, con la mia scritta, con i miei...